iniziare premetto che io non sono un esperto di steroidi, di droghe e di sostanze di questo tipo, però ritengo interessante questo argomento perché da poco Seth Ferrosi, il nostro amico che ormai sta prendendo tipo il posto di Rich Piana, perché lui è molto onesto, molto schietto e mi piace anche per questo, in uno dei suoi ultimi video ha parlato di varie droghe, soprattutto di quelle iniettabili. E ho trovato interessante l'argomento esiclene forme bolone, perché l'esiclene fondamentalmente è un derivato del testosterone, che è simile anche per struttura al dianabol, che però non fa crescere i muscoli di per sé, non ha una componente estrogena che quindi limita gli effetti collaterali, tipo ginecomastia per dirne uno, e non ha nemmeno un effetto anabolico o androgeno, ma più che altro ha un effetto irritante. E cosa vuol dire questa cosa qui? Vuol dire che fondamentalmente l'iniezione dell'esiclene causa un'immediata risposta infiammatoria locale nella zona dell'iniezione. Quindi, per esempio, se vi iniettate il bicipite, si infiamma il bicipite e cresce di volume. E proprio per questo c'è un rapido incremento dei volumi muscolari e proprio sui bicipiti è possibile anche guadagnare fino a 3 cm di circonferenza. E questo è il motivo per cui era così apprezzato dai bodybuilder. L'esiclene adesso non esiste più. Seth Feroce dice nel video che l'inventore è morto con la ricetta, però quello non mi sembra attendibile come cosa, però lui la dice così. E negli anni 90 era molto molto utilizzato. Kevin Levrone e Flex Wheeler ne hanno parlato spesso, in alcune fonti pare che Flex si litigasse con Kevin per l'ultima fialetta dell'esiclene, e a quanto pare lo importavano addirittura dall'Italia, quindi l'Italia era produttrice di esiclene. Permette di mantenere un effetto pump, quindi l'effetto che si ha dopo aver sollevato pesi, senza diminuire la definizione muscolare e senza diminuire la vascolarizzazione e anche senza trattenere fluidi. Quindi fondamentalmente i bodybuilder lo iniettavano poco prima dei contest. E l'effetto era temporaneo, svaniva dopo pochi giorni, però prima dei contest gli dava questo effetto pump, questa grossezza immediata dei muscoli, senza però avere gli effetti collaterali di altre droghe e senza che questa cosa fosse permanente. E questa è la differenza col Sintol, che invece è un olio iniettabile che spesso e volentieri resta nel corpo, a volte si sposta anche nel corpo, e da qui infatti avete presente quei video, quelle foto della gente che ha esplosioni nei bicipiti di fluidi che vengono drenati, pus, cagate varie. Esisteva anche una versione orale dell'esiclene, ma ovviamente quella iniettabile era preferita dai bodybuilder perché comunque si andava a scegliere il punto preciso da infiammare e di conseguenza ingrossare. Comunque, è un argomento interessante. Forse questo giustifica anche un po' i fisici della Golden Era, per me ormai gli anni 90 sono la Golden Era. Giustifica un po' i fisici degli anni 90 che erano così perfetti, così definiti, ma allo stesso tempo così pieni, così saturi di grossezza muscolare, cosa che oggigiorno manca. Molti bodybuilder sono un po' più flat, più piatti, e forse il motivo è anche da ricercare nella possibilità di un grande utilizzo di esiclene che consentiva questa pienezza muscolare che oggi non è frequente come un po' di anni fa. Comunque, fatemi sapere che ne pensate dell'esiclene, se ne avete già sentito parlare e soprattutto anche se avete qualche informazione in più, perché queste diciamo che sono le informazioni più importanti che ho trovato e non se ne trovano tantissime.